capire che dobbiamo riconoscere anche i messaggi d'odio, perché non riconoscerli è molto grave. Io oggi sono qui per stare vicino alla giovane compagna di Emmanuel, sono qui per dimostrare solidarietà a Don Vinicio e alla comunità di Fermo, ma anche per mandare un messaggio ai nostri connazionali. Noi non vi lasceremo soli. Invece di spingerlo alla sua impulsività, qualcuno lo avesse aiutato a Cordiale saluto ai nostri telespettatori da Adolfo Leone. Iniziamo il telegiornale flash di FM TV di Marca. Non è stato convalidato il fermo di Amedeo Mancini, il 39enne fermano accusato di aver ucciso martedì scorso Emmanuel Cidi Namdi. Contemporaneamente il GIP del Tribunale di Fermo Marcello Caporale ha disposto però la custodia cautelare in carcere dell'indagato. L'avvocato Francesco De Minicis ha spiegato che probabilmente il giudice, pur non ritenendo esistesse il pericolo di fuga, ha pensato che si potessero inquinare le indagini. Amedeo Mancini ha risposto a tutte le domande del magistrato, aggiungendo di voler donare la sua casa, un terzo dell'abitazione colonica, unico bene che possiede, e questo alla vedova di Emmanuel. Ha precisato di essersi solo difeso e di provare angoscia e rimorso per il gesto compiuto. Secondo le testimonianze raccolte dagli inquirenti, sarebbe stato Emmanuel comunque a colpire per primo. Una città divisa, una terra divisa, sono preoccupato. Queste le parole dell'arcivescovo di Fermo, Monsignor Luigi Conti, nel corso dell'omelia di ieri pomeriggio in Duomo per i funerali del nigeriano ucciso. Monsignor Conti ha parlato anche di una disperazione che ha colto noi cittadini, che non abbiamo più speranza e siamo intimoriti dal futuro. Centro storico blindato, come dicevamo ieri a Fermo, per il funerale di Emmanuel, il migrante ucciso durante una colluttazione. Il rito si è svolto in Duomo, presenti la Presidente della Camera Laura Boldrini, il Ministro Maria Elena Boschi, il Vicepresidente del Parlamento Europeo David Sassoli. Intanto sul luogo della colluttazione è comparsa una scritta tracciata con un gessetto, Black Lives Matter, così qualcuno ha voluto collegare idealmente la morte del migrante nigeriano ai movimenti il cui nome è ora un hashtag di protesta. Tra i banchi spiccava, continuiamo a parlare del funerale, tra i banchi spiccava la comunità nigeriana che indossava vestiti rossi e neri e fasce rosse sulla fronte in segno di lutto. Noi non vi lasceremo soli, ha detto la presidente della Camera Laura Boldrini. La bara era adagiata in terra, sopra al feretro un cuscino di rose rosse, la foto del giovane migrante sorridente nel giorno in cui Don Vinicio Albanesi, che è il presidente della Fondazione Caritas in Veritate, che si occupa appunto dei profughi, lo aveva simbolicamente unito in matrimonio con la sua compagna Cineri.
È stato rinviato a data da destinarsi lo spettacolo Caravaggio che Vittorio Sgarbi avrebbe dovuto portare in scena proprio questa sera a Villa Vitali di Fermo. Nella pagina Facebook del critico d'arte sono spiegate le ragioni. Credo sia opportuno lasciare spazio al lutto per la morte di Emmanuel e alla riflessione su quanto accaduto. Sono giorni di gran turbamento. Tra l'altro lo spettacolo racconta attraverso le opere d'arte episodi di vita estrema e di violenza che riguardano Caravaggio e Pasolini e non voglio che qualcuno li accosti alle vicende del nostro tempo, questo dice Sgarbi. Nei prossimi giorni sarà comunicata la nuova data dello spettacolo. Continuiamo a parlare della tragedia di Emmanuel. Un avvocato fermano, Paolo Ciuccarelli, ha proposto una class action contro politici e giornalisti che, strumentalizzando il dramma del nigeriano ucciso da un pugno sferratogli da Mancini, hanno messo in cattiva luce un intero territorio, una popolazione di oltre 200.000 abitanti e, a quanto pare, creando problemi anche a decine di operatori turistici. L'Assemblea legislativa delle Marche si riunisce domani in doppia convocazione. Alle 10 è previsto l'inizio della seduta ordinaria ad Ancona, ma nel pomeriggio, a partire dalle ore 17, il Consiglio si riunirà proprio a Fermo, nella sala consiliare di Palazzo De Priori, in seduta congiunta con i consigli provinciali e comunale di Fermo per discutere sui temi dell'integrazione, dell'accoglienza e della solidarietà dopo l'omicidio di Emmanuel Namdi. È prevista la presenza di rappresentanti della comunità di Capodarco e del garante dei diritti Andrea Nobili. E un'altra morte a Porto Sant'Elpidio. Un uomo è stato trovato cadavere nella sua abitazione di via Trentino. Questa mattina il 38enne si sarebbe tolto la vita impiccandosi. Si tratta di una persona molto conosciuta nella cittadina per aver lavorato a lungo in una pizzeria e per essersi successivamente interessato di accessori per le calzature nell'azienda di famiglia. Lascia una compagna e una bimba di 4 anni. Il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, e l'onorevole Paolo Petrini hanno fatto visita questa mattina all'azienda Elpidiense Tecnofilm di Bivio Cascinare, accompagnati dal consigliere regionale Francesco Giacinti e dall'assessore Elpidiense Norberto Clementi. Ceriscioli e Petrini hanno avuto modo di conoscere così le caratteristiche dell'azienda di Bruno Cardinali, azienda innovativa e proiettata verso il futuro. Pista ciclabile nella zona sud tra Piazza della Pace e Via Martiri di Cefaloni, adeguamento degli impianti sportivi del centro ricreativo Don Bosco e sistemazione del tratto di recinzione della linea ferroviaria presente nell'area di intervento. Si tratta dei lavori da effettuare a Porto San Giorgio inseriti nell'elenco delle opere pubbliche 2016. Questa mattina c'è stata la presentazione in municipio. L'associazione Incontri d'Opera di Fermo, in collaborazione con il Comune Sangiorgese, ha scelto Aida per inaugurare l'attività culturale estiva. L'opera sarà proposta infatti venerdì 15 luglio a Rocca Tiepolo, in un originale adattamento in tre atti dove immagini, ballo e voci si intersecheranno. Sarà presentata invece domani martedì nella sede regionale di Ancona la nuova edizione del Festival Parole della Montagna che inizierà il 16 luglio prossimo. Il festival si svolge a Smerillo e mette a tema la sacralità della montagna proponendo una riflessione sull'uomo. Il tema del 2016 è la vertigine. Tutto pronto a Marina Palmense per accogliere dinanzi al mare la quinta edizione dal 13 al 17 luglio del Baba Boom Festival. L'evento vedrà arrivare, come per le scorse edizioni, numerosi giovani da tutta Italia, molti gruppi musicali europei che si daranno appuntamento appunto al Baba Boom. Commedia in dialetto a Sant'Elpidio a Mare domani sera, martedì, l'appuntamento è con il gruppo palcoscenico di Macerata che proporrà la vigilia di Natale, per poi proseguire il 19 con Vaiuto Io del gruppo teatrale L'Irmasti di Falerone. Dalle passeggiate con gli asini ai concerti musicali, dalle narrazioni di storie ai convegni, sono questi gli ingredienti di Somaria, l'annuale manifestazione in campagna ad Ortezzano che inizierà venerdì prossimo. Sono state considerate pericolose le evoluzioni di un uomo che venerdì scorso praticava il kitesurf lungo la spiaggia sangiorgese. Raggiunto dagli uomini della Guardia Costiera, lo sportivo è stato sanzionato per violazione dell'ordinanza di sicurezza balneare, che prevede l'impiego da parte degli sportivi dei previsti corridoi di lancio necessari per raggiungere le aree ove è possibile praticare in sicurezza l'attività sportiva che, ricordano i marinai, deve essere oltre i 300 metri dalla battigia.
Presentata al Casale CS a Sant'Elpidio a Mare, la 13ª edizione del torneo dell'Adriatico di basket, riservato alla categoria Under 13, organizzato dallo Sporting di Porto Sant'Elpidio, che inizierà domani martedì e terminerà sabato 16-14, le squadre suddivise in tre raggruppamenti, girone rosso, girone verde e girone blu. Concludiamo, è ufficiale, la MG Videx parteciperà al campionato di Serie A2 Unipolsai 2016-2017. Tutta la pratica burocratica, ed era importantissima, presentata il 29 giugno scorso a Bologna, è stata accolta. Nessun problema dunque, ed è arrivata proprio in queste ore l'ufficializzazione. Era l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi, ed ora passiamo all'editoriale. Stop a mal di schiena, è Relax che vi parla, un'azienda certificata con attestati e controlli qualità, un'azienda che in questo periodo festeggia insieme a voi i suoi 25 anni di attività. Proprio in occasione abbiamo fatto un qualcosa di veramente strabiliante e una promozione unica, irripetibile, con enormi vantaggi. Promozione Relax per i suoi 25 anni di attività. Meno 25, meno 50, meno 70% su tutti i prodotti Relax. Affrettati, che aspetti? Conviene, perché basta guardare i nostri capolavori, stupendi, meravigliosi, eccezionali. Sono opere d'arte, sono capolavori, opera d'arte a livello proprio correttivo, a livello posturale, a livello di certificati, attestati, controlli qualità. Per quello che riguarda reti, materassi, letti, poltrone, divane, veramente abbiamo il top. Ragazzi, non possiamo più scherzare, abbiamo fatto veramente passi da giganti. Grazie a voi clienti che ci avete dato fiducia e grazie allo staff collaborativo. Vi invito a tutti in questo periodo di farci visita, perché abbiamo una promozione allettante, entusiasmante. Oltre a quello, ripeto, i 25 anni festeggiamo perché qualcuno ha creduto in noi, tant'è vero che abbiamo avuto dei conferimenti molto particolari dal Mercurio d'Oro e da Italia che lavora per ben 4 volte consecutive. Promozione Relax per i suoi 25 anni di attività. Meno 25, meno 50, meno 70% su tutti i prodotti Relax. Affrettati, che aspetti? Conviene! Vi aspettiamo tutti nei nostri showroom e punti vendita, Civitanova Marche, Porto San Giorgio, Grotta a Mare, Castel di Lama, sede centrale Campiglione, e siamo presenti dentro al centro commerciale con lo showroom Osi di Campiglione di Fermo. Buona giornata a tutti! Promozione Relax per i suoi 25 anni di attività. Meno 25, meno 50, meno 70% su tutti i prodotti Relax. Affrettati! Che aspetti? Conviene! L'associazione Paese Vecchio, uno dei rioni del torneo cavalleresco Castel Clementino, vi aspetta a Curetta di Servigliano per un ricco programma estivo tutto da vivere. Dal 30 giugno al 10 luglio con birra e pizza, tutte le sere animate da balli e musica, allegri comici, la migliore pizza e fiumi di birra. Il Medioevo a tavola nella taverna di Paese Vecchio dal 12 al 21 agosto in Piazza Roma in occasione del torneo cavalleresco. E lunedì 15 agosto con la magica atmosfera e i sapori di Ad Convivium, cena medievale con spettacolo, un tuffo nel passato per riscoprire immagini e sapori di altri tempi. Sapori di fine estate il 24 e 25 settembre, da gustare con la 14ª sagra del polentone cotto a legna. Vi aspettiamo a Curetta di Servigliano, in collaborazione con Promo Service, studio grafico e stampa digitale Grotta Zolina, Maglificio Tendenza, Servigliano, Maglificio Asia, Servigliano, New System Solution Company, B&B Project, Monsan Pietro Morico, Autotrasporti Straccia Vincenzo, Marina Palmense e Fermo. Sempre e comunque.
in questi momenti la magistratura sta effettuando delle indagini anche con l'esame autoptico. Noi siamo in attesa delle ultime risultanze, quindi è tutto al vaglio della magistratura e per questo momento io ritengo che sia tutto assolutamente prematuro dare spunti per delucidazioni e quant'altro. Per quanto riguarda il resto invece ci tengo invece a respingere, visto che lei mi riparla del difensore del Mancini, comprendendo il diritto di difesa, però noi respingiamo fortissimamente l'ipotesi di un anche sospetta velato attenzione dei due, la parte offesa e purtroppo l'Emmanuel, nei confronti dell'autovettura con fare sospetto e circospetto nei confronti di guardare chissà per che cosa delle autovetture. Tengo a precisare che questi sono ospiti del seminario arcivescovile, come è stato ampiamente detto in questi giorni, sono richiedenti asilo, sono fortemente monitorati tutti i richiedenti asilo dalla prefettura di Fermo, dalla questura, dal commissariato, sono tutti schedati nel senso buono del termine, cioè tutti molto monitorati e sono qui per l'ottenimento del permesso di soggiorno in qualità di status di rifugiato politico e o in subordine il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Sanno tutti perfettamente che è molto importante in questa fase una buona condotta e un'integrazione sociale. Si stanno anche impegnando molto tutti anche per la lingua e fare qualsiasi banale gesto, anche il più, ripeto, banale, in una situazione del genere significa il perdere qualsiasi speranza per l'ottenimento del permesso di soggiorno. Quindi noi lo escludiamo a priori, che ci possa anche essere il sospetto, perché in una situazione del genere è un uccidere un'altra volta il povero Emmanuel, indipendentemente dal colore della sua pelle. È un secondo torto che in questo momento noi vogliamo assolutamente respingere. Mancini è molto conosciuto qui a Fermo, qualcuno parla non di razzismo ma di problemi socioculturali, nel senso lui stesso era chiamato la scimmia da ragazzino, può essere anziché razzismo appunto un qualcosa che attiene più la sfera personale? Noi respingiamo anche questo, perché ogni persona adulta deve essere responsabile delle proprie azioni, a prescindere da come possa essere il nominativo di quando una persona viene chiamata da ragazzino, a prescindere da quelle che possono essere delle tendenze socio-ambientali locali, con usi e costumi locali. È un soggetto notoriamente conosciuto, è vero, ma quello che è più importante è la differenza fisica tra questi due soggetti. Parliamo di un soggetto, Mancini, di una corporatura abbastanza sostenuta, vicino a un Emmanuel Cidi che invece era una persona molto piccola, di statura molto esile tra l'altro, e di conseguenza anche la differenza corporea è emblematica in una situazione del genere. E anche di conseguenza anche l'aver apostrofato la moglie con Afrikaans scimmia non giustifica assolutamente il fatto che eventualmente nella sua tenera età lui stesso venisse apostrofato con la frase scimmia. È un'offesa che poteva essere ingiusta, che non doveva essere rivolta a nessuno, italiano o straniero, di colore bianco o di colore nero. Comunque è un'offesa e non giustifica una reazione tale. Come vi muoverete ora nei prossimi giorni? Certamente faremo di tutto per tutelare il nome, il ricordo, la memoria di Emmanuel e la moglie di Emmanuel, che in questo momento è sola. E non è giusto che vengano così violate le persone, di due persone ospiti in Italia. Ritengo che sia da infatti rinviare al mittente l'accusa che Fermo sia un luogo razzista. Nessun luogo è razzista di per sé, ma ci possono essere elementi che praticano il razzismo. Per questo dobbiamo stare vicino alle autorità locali e accompagnarle in questa loro battaglia contro il razzismo. Quindi chi dice una frase di quel genere, scimmia africana a una donna, non lo fa per essere gentile. E derubricare questo come una battuta goliardica è molto grave e lo rimando al mittente. In che modo starete vicino alla vedova, Presidente?
Staremo vicino alla vedova nei modi che verranno ritenuti più appropriati. Sicuramente stiamo vicino a questa comunità con la partecipazione, con la collaborazione interistituzionale. Grazie. Grazie. Della città che dice che se fosse morto un italiano non sarebbe successo tutto questo clamore, i politici non sarebbero venuti, cosa rispondere? Io rispondo che bisogna capire quello che c'è dietro un omicidio. Quando dietro a un omicidio c'è una visione di società secondo la quale ci sono persone di serie A e persone di serie B, allora questo omicidio è ancora più grave ed è ancora più necessario che le istituzioni ci siano. Quindi ritengo che bisogna capire il senso profondo. Chi uccide per il colore della pelle fa una cosa ancora più grave di chi uccide per altri motivi, perché quel modo di fare può insinuarsi nella nostra società e allora tutti vivremmo peggio e noi non vogliamo vivere peggio, non vogliamo che i nostri connazionali vivano peggio, quindi dobbiamo arginare questo fenomeno quando si manifesta e stigmatizzare quello che accade, anche con la presenza. Il giorno del cordoglio arriverà anche quello del lutto cittadino. Sì, martedì sarà il lutto cittadino, uniremo questo lutto cittadino anche una manifestazione di popolo, momento di riflessione che deve essere il nostro così come deve essere dell'Italia, perché se si vuole circoscrivere questo affermo si farebbe il più grande errore di sottovalutazione da parte di questo paese. Nel mondo in questi giorni è un paradosso, due capitali, tra virgolette, almeno per i media, delle questioni razziali, una in America e una in Italia. Ma ripeto, cosa che voi respingete fin dal primo giorno ovviamente. Ma questo, non potevano nascere e crescere così forti delle associazioni, delle comunità, no? Del genere, qui affermo, se non ci fosse invece stata una tradizione completamente opposta. E questo è un dato di fatto, perché un fiore difficilmente attecchisce sul cemento, no? Detto questo, ripeto, c'è un problema in Italia, c'è un problema che deriva da un humus in questo momento di difficile captazione da parte del cittadino comune, di tanti fattori, quindi noi amministrazioni, ma soprattutto anche lo Stato dovrà cominciare a dare delle risposte forti ai propri amministrati. Per chiudere, si sta scoprendo in realtà che si tratta solo di un incontro fortuito tra due storie difficili, complesse, complicate. Guardate, io dall'inizio, e credo di aver fatto bene, ho preso la decisione di non commentare poi quella che sarà la dinamica, perché tocca alla magistratura, no? Io parto dai gli unici due dati sicuri: un insulto di carattere razzista e la morte di una persona. Ecco come da una provocazione appunto razzista può nascere un dramma come questo. Dopo le modalità, no? Queste spetterà la magistratura, che io rispetto moltissimo, lo faccio sempre anche l'avvocato, e quindi su questo poi si chiarirà processualmente la vicenda. Ancora un cordiale saluto a tutti voi da Adolfo Leoni. Il Duomo di Fermo non è una chiesa qualunque o la chiesa dove si erge la sola cattedra del Vescovo. È il tempio dedicato all'Assunta, alla Madonna, alla Madre di Cristo, intermediaria tra l'uomo e Dio. Ce lo ricordano la lunetta incastonata nella facciata di pietra d'Istria e un grande gesso dorato dietro all'altare. Quando la bara di Emmanuel ieri pomeriggio entra nella cattedrale, due pensieri che vengono in mente. Si materializza la pietà di Michelangelo, quella donna giovanissima che tiene in grembo, come lo tenne un tempo, suo figlio morto, e quella musica di Antonín Dvořák con il suo incredibile e lacerante Stabat Mater. Immagini ovviamente la Madonna che abbraccia, che piange, ma che consola. Nella bara non c'è il nigeriano di 36 anni colpito da un pugno di un senza senno caduto a terra e deceduto per un trauma cranico. Non c'è neppure il nero fuggito dagli orrori e dagli stermini di Boko Haram. Lì, tra i suoi connazionali con bandana rossa al lutto, c'è una persona unica e irripetibile, morta a migliaia di chilometri dalla sua terra di origine, dalla sua patria, buttata a terra da un colpo terribile alla mascella per aver voluto difendere sua moglie Chinéry da un insulto. Morire lungo la strada nuova di Fermo dopo aver scampato i roghi e le torture degli integralisti islamici. Che terribile ironia.
L'Assunta, siamo sicuri, oggi lo ha in grembo. Emmanuel è ora nella pace, l'unica, quella vera. Non ha più bisogno di migrare, di attraversare botte e schiavitù, di montare su gomoni che non tengono l'acqua. La giornata è solo di Emmanuel, l'uomo che cercava dignità per sé e per la sua costituenda famiglia. L'arcivescovo Conti richiama all'unità dei fermani, parla di una comunità slabbrata, divisa, spaccata. Perché affermo, aggiungiamo noi, questo è accaduto con tanti che hanno seminato odio, che hanno strumentalizzato, che hanno voluto parlare ed apparire quando mai avevano parlato e mai si erano fatti vivi prima. Bisogna dirle queste cose con chiarezza. L'arcivescovo parla della nostra disperazione. Sembra di udire però anche un altro arcivescovo, Caffarra, grassa e disperata, definì Bologna, ma indicando la sua città indicava tutto l'Occidente, senza radici, ingordo, egoista, senza speranza, senza rispetto. Senza rispetto per l'altro, bianco, nero, giallo, uomo, donna, gay, che non si avvana alla tua morte, hanno mormorato in tanti. Al di là della bella espressione, che significa questa frase? O le parole diventano fatti, oppure sono un simulacro pieno di muffa e alla fine di inganni e di ipocrisie. Ieri all'Angelus Papa Francesco ha detto che gli altri ci interpellano e quando gli altri non ci interpellano, qualcosa lì non funziona, qualcosa in quel cuore non è cristiano. Gli altri sono tutti. È Emmanuel sicuramente, ma è anche Amedeo Mancini, l'accusato di omicidio preterintenzionale, imprigionato ad Ascoli Piceno, due poveri, l'uno ammazzato, l'altro l'omicida. Ci interpellano, cioè ci scuotono, ci pongono davanti ai problemi del vivere quotidiano e del futuro, ci invitano ad attivarci. Ma non basta sventolare bandiere e mettere comunicati stampa già pronti nei cassetti per eventuali altre occasioni, o fare marce il cui gesto termina un attimo dopo che ci si è tolti le scarpe da tennis. È molto ed è molto di più. È stare a scuola con un altro significato, è tirare avanti la fabbrica con un altro fine, è costruire aggregazioni di quartiere, di comune, di territorio e avere gli altri dentro di noi, come cantava Giorgio Gaber. È, per i preti, stare ai confessionali per ascoltare le persone, è tenere le chiese aperte, è stare tra la gente. Ah, dimenticavamo, in Duomo c'erano il presidente della Camera Boldrini, il ministro Boschi e altri rappresentanti delle istituzioni. Non potevano mancare.